C'è posta per te, Belen Rodriguez e Iannone ospiti di Maria De Filippi. Quali saranno i prossimi ospiti di C'è posta per te? Belen e Iannone. Belen Rodriguez torna C'è posta per te. Maria De Filippi ha voluto per la terza volta la showgirl argentina nel suo programma di punta del sabato sera. Insieme alla sudamericana, la moglie di Maurizio Costanzo ha chiesto anche la presenza di Andrea Iannone, il nuovo fidanzato di Belen. A farlo sapere è il settimanale Chi, nell'ultimo numero in edicola. Al momento l'ospitata non è ancora stata registrata a causa dei numerosi impegni della coppia. Ma appena Belen e Iannone avranno spazio in agenda, correranno da Maria per registrare negli studi di Via Tiburtina. Dunque, si rafforza sempre più il sodalizio artistico tra la Rodriguez e la De Filippi, che continuano a lavorare con una certa frequenza in TV. Belen e Iannone, amore a gonfie vele dopo quasi due anni. Intanto, Belen Rodriguez e Andrea Iannone si preparano a tornare insieme in TV dopo l'ospitata dello scorso anno al Maurizio Costanzo Show. La curiosità attorno a questa coppia è molto alta visto che entrambi sono molto restii a mostrarsi sui social network. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, Belen ha deciso di vivere la sua vita privata con maggiore riservatezza. Belen e io non amiamo farci foto insieme, adoriamo goderci il tempo insieme e questo, per chi vive sui social o sui giornali, è un grandissimo male. Io leggo commenti, magazzine, telegiornali. Messaggini sul mio cellulare, ma a volte nemmeno io so cosa rispondere. Cioè cosa dovrei dire, no guarda, siamo in vacanza insieme, ma non ci facciamo le foto? Ma il linguaggio dell'amore deve essere per forza questa storia qui? Ha dichiarato di recente il pilota di MotoGP. Andrea Iannone sempre più innamorato di Belen. I nostri genitori sono cresciuti così? Ma dai. Invece poi succede che la sera mi ritrovo con Belen, mangiamo un brodino insieme alle 10 a Nanno. Mentre fuori il mondo parla ha aggiunto Iannone, che presto andrà a convivere con Belen a Lugano.